Si chiama Energicamente la campagna che ha come obiettivo la diffusione della cultura del risparmio energetico, l'utilizzo delle energie rinnovabili e la sostenibilità ambientale. L'iniziativa, rivolta alle scuole primarie e secondarie inferiori di Toscana, Umbria, Marche, Molise e Abruzzo, ha visto la premiazione all'Istituto Buonarroti di Arezzo delle classi che hanno aderito al progetto. È un progetto che è nato ad Arezzo nel 2007, che però ora ormai si è distribuito su una serie di territori molto ampi. Siamo presenti in 5 regioni, hanno partecipato a questo progetto 300 classi, 120 scuole, 500 docenti, 7500 alunni delle scuole medie e delle quinte elementari. Progetto quindi che mette alla prova i giovani di oggi, ma che sono i cittadini del domani. Quindi è un progetto che è costituito di laboratori didattici, laboratori teatrali, quindi rappresentazioni anche sui temi dell'ambiente e dell'energia in particolare, e dei concorsi. Oggi è la giornata della premiazione dei concorsi, che daranno dei premi anche alle famiglie che sono state coinvolte con i loro figli in questo progetto. Fare informazione e formazione alle nuove generazioni è fondamentale, perché soltanto formando le persone, quindi facendogli conoscere la realtà delle cose, quindi quello che è il reale consumo, il reale apporto che la natura dà per lo sviluppo di questa società, si può cercare di creare un modo di comportamento, quindi uno stile di vita idoneo all'utilizzo delle risorse. E noi come Lega Ambiente crediamo molto nelle attività svolte con le classi, quindi ad educazione ambientale. Infatti con il progetto Energicamente questo è il 7º anno che noi svolgiamo l'attività in provincia di Arezzo, e devo dire che negli anni abbiamo visto proprio i cambiamenti che ci sono stati rispetto all'approccio che hanno i ragazzi sull'energia. Sono